Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della sindrome da rientro e lo faremo insieme alla dottoressa Daniela Limonta, che è in collegamento con noi da Lecco. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, buonasera telespettatori. Dottoressa, quindi la sindrome da rientro, che cos'è? Allora, praticamente con settembre per la maggior parte degli italiani è arrivato il momento di rientrare al lavoro, a scuola, alla nostra routine. Si tratta di un periodo piuttosto difficile, tanto che alcuni autori hanno addirittura pensato di parlare di sindrome da rientro, una patologia caratterizzata da stanchezza, mal di testa, calo dell'umore, irritabilità, insonnia, cattiva digestione. Quindi siamo ritornati dalle vacanze, dovremmo essere molto riposati, in realtà ci sentiamo stanchissimi. Oggi vi darò proprio dei consigli su come affrontare questo delicato momento. Il primo consiglio è sicuramente di affrontare tutto con calma. Quindi è vero, dobbiamo rientrare alla nostra routine quotidiana, ma dobbiamo farlo nei tempi giusti. Io consiglio sempre di non rientrare dalle vacanze la domenica sera se poi lunedì siamo già al lavoro. Magari sarebbe buona cosa rientrare un paio di giorni prima, in modo da affrontare proprio il rientro, le nuove abitudini con calma. Soprattutto per le donne poi consiglio di non mettersi a pulire casa, a fare lavatrici, stirare i panni, perché non c'è assolutamente fretta. Poi un secondo consiglio che può essere utile per l'umore è quello di non dimenticare le vacanze. Magari in vacanza abbiamo fatto nuove amicizie, abbiamo frequentato nuovi amici, ecco, cerchiamo magari di fare una telefonata, di mandare una mail, un messaggino, guardiamo semplicemente le foto delle vacanze. Questo potrebbe aiutare il nostro umore. E poi adesso entriamo proprio nel vivo di quello che è il mio argomento, la dieta. È importante anche con il rientro alla routine ritornare un po' a dieta. Ecco, proprio parlando di dieta, dottoressa, che cosa può consigliare ai nostri telespettatori? Allora, le vacanze ci hanno lasciato un ricordo non molto piacevole. Normalmente si tratta di 2-3 kg in più, complici infatti le serate al ristorante, le grigliate con gli amici, gli aperitivi. La maggior parte degli italiani si ritrova con 2,5-3 kg in più rispetto a giugno. Quindi è buona cosa cercare di perdere questo peso, però anche qui vale la regola della calma. La dieta ideale è quella che permette di perdere circa 0,5 kg alla settimana, quindi parliamo di 2-3 kg massimo al mese. È impossibile metabolicamente perdere di più. Non esistono neanche prodotti dimagranti che sciolgono il grasso come neve al sole. Per perdere peso dobbiamo mangiare in maniera adeguata, dobbiamo muoverci tanto, ma non possiamo cercare di far tutto in tempi brevi. Guai ai digiuni, guai a saltare i pasti, anzi secondo me saltare i pasti predispone proprio alla buffata, quindi è meglio una dieta magari fatta da un esperto, un medico dietologo, un nutrizionista che ci accompagni in queste settimane per tornare al nostro peso forma. Poi io consiglio sempre di mantenere le buone abitudini che abbiamo acquisito in vacanza. Qual è una buona abitudine che abbiamo acquisito in vacanza? La colazione. Molti italiani non fanno la colazione, mi sento nei miei studi, mi dicono no, io quando lavoro non ho tempo, la mattina sono sempre di corsa. Però poi sono gli stessi che in vacanza, magari al buffet, fanno delle colazioni anche eccessive, dolci e salate. Ecco, la colazione l'abbiamo fatta in vacanza, dobbiamo continuarla a fare anche a casa, perché è importantissima, è importante per chi lavora, è importante per i nostri studenti. Ovviamente senza esagerare, quindi via libera latte e cereali, yogurt e fette biscottate, però la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Quindi manteniamo questa sana abitudine. Se dobbiamo mantenere da una parte le sane abitudini, dall'altra magari dobbiamo evitare le cattive abitudini che abbiamo acquisito in vacanza. Parlo ad esempio degli aperitivi. Spesso in vacanza se ne fanno veramente tanti e sono calorie davvero insidiose nascoste, dovute sia agli alcolici ma anche tutte quelle sfiziosità molto salate che normalmente si accompagnano alla spritz, al prosecco, alla birra. Ecco, cerchiamo almeno per il mese di settembre di dare un taglio agli aperitivi. E finisco con il consiglio sempre più importante, quello
relativo all'attività motoria. In vacanza magari ne abbiamo fatta tanto, abbiamo camminato in montagna, al mare, ecco, cerchiamo di muoverci anche a casa. Non serve necessariamente l'iscrizione ad una palestra, ad un corso, basta semplicemente introdurre il movimento nella nostra quotidianità, non prendere l'ascensore, camminare di più, andare a fare la spesa parcheggiando lontano rispetto all'ingresso del supermercato, non usare le scale mobili. E poi per tutti i lavoratori vi consiglio, visto che il tempo è davvero buono, di fare le passeggiate nella pausa pranzo. Spesso in pausa pranzo l'uscita, stare all'aria aperta può anche proprio aiutare la nostra concentrazione, il nostro umore. Quindi io lo consiglio sempre a tutti. Una bella passeggiata dopo il pranzo, prima di rientrare al lavoro. Ecco, spero che con questi consigli il rientro sia un po' più dolce. Sì, dottoressa, in effetti lo è. Io la ringrazio moltissimo perché devo dire i suoi consigli sono veramente preziosi e invito tutti i telespettatori a seguirla su internet, su Instagram, all'account Daniela Limonta, dietologa, scritto tutto unito, così come vedete qui in sovraimpressione. La ringrazio, dottoressa, a presto. Arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.